Benvenuti ad un nuovo numero di Bazar Culturale che si compone sempre di due spazi. Il primo è quello, lo vedete, come occhieggia alle mie spalle, i libri del villaggio di cui ho assoluto protagonista. Buonasera. Il qui presente Simone Gambacorta. Ciao, ciao Simone. Rieccoci qui. Ciao, ci piace. Molto. È una tua foto. Cresciamo di giorno in giorno, di puntata in puntata. Sì, questo è uno scatto fatto per caso, per prova. Buonasera a casa. Però è uscita bene. Serviva un'immagine di libri. Fai belle foto, te l'ho detto altre volte. Grazie. Fai belle foto. Cosine così hanno passato fatte in maniera assolutamente dilettantesca, ci mancherebbe. Simon, Rieccoci. Come partiamo? Guarda, oggi noi partiamo, oggi noi parliamo di libri che hanno a che fare con persone che resistono in un modo o in un altro, o che hanno resistito in un modo o in un altro all'omologazione, per meglio dire, a persone che hanno lasciato un segno anche nella storia, come vedremo nel corso della nostra trattazione. Però dobbiamo sempre qui manca qualcosa, cioè i libri del villaggio. Quindi il villaggio globale, noi trasmettiamo da Teramo, ognuno sa, ma siamo aperti al mondo. Andiamo, però il nostro villaggio, questa città che affettuosamente chiamiamo qui in questa sede villaggio, si apre con qualche velleità anche al villaggio globale, quindi il mondo è qui e noi lo mettiamo qui. Questo è il nostro, abbiamo il mondo, per ogni esigenza abbiamo anche lo stetoscopio, eccolo qui, per ascoltare, anzi per auscultare il battito dei libri. Del libro. E quindi siamo pronti, possiamo partire. Dobbiamo partire. Io ho anche un tablet puramente scenografico che non serve a me, però mi piace tenerlo qui per darmi un tono, o come disse quello, per darmi un tonno. Sai che c'è, parliamo di libri, però non è vero, ha una sua funzione fondamentale. Ne hai portati quattro? Ne ho portati quattro, ma in verità sono tre. E poi si capirà perché. Intanto ripartiamo da dove eravamo rimasti. Noi abbiamo questa fissazione che ci piace molto parlare di televisione in televisione, cioè di libri sulla televisione in televisione. Lo abbiamo fatto, e lo ripeto, con l'autobiografia di Piero Chiambretti. Lo abbiamo fatto la settimana scorsa con la riunione di Pietro Galeotti. Quindi Piero e Pietro. Piero Chiambretti. Finiremo Piero, tutti Piero e poi passeremo ad altri. Questo speriamo di non finire in generale. Poi lo faremo anche con altri libri, però la volta scorsa abbiamo varato questa nuova opzione. Cioè ci sono dei libri dei quali possiamo parlare in più tranche, stavo per dire a rate, ma è un po' più triste come discorso, a tranche. È cioè, caso di Galeotti. Bravo. E il Galeotti fu il libro e chi lo scrisse sarà una battuta che gli avranno fatto a tir, a Quintalate, quindi una cosa banale, ma del resto noi più di tanto non riusciamo ad alzare il livello, ma in fondo non c'è niente di male. E quindi continuiamo a parlare di questo libro perché... di televisione, dicevo, perché Galeotti è un importante autore televisivo. Questo libro, La Riunione, l'ho detto la volta scorsa, prende il suo titolo appunto da questo momento mitico, topico, perché si dice sempre un po' questa, cioè la riunione in cui gli autori, che sono coloro che pensano i programmi, televisivi, che pensano le singole puntate, che le scrivono insieme con i registi, con i produttori, dipende poi dalle organizzazioni, si incontrano e trascorrono ore e ore, e chiaramente lui ne fa un ritratto di questa riunione molto, molto scherzoso, molto simpatico, caustico anche, e insomma ci siamo soffermati su tanti aspetti, su qualche aspetto la volta scorsa. Però in verità non è solo un libro sulla TV, ma anche un libro profondamente liberatorio. Liberatorio perché grazie a questa vicinanza di modelli, che non vuol dire somiglianza stilistica, Campanile, Flaiano, Marchesi, il libro brucia, annienta, cauterizza, per usare una espressione ancora più rara, ma ci fa piacere ogni tanto essere ricercati, anche dei luoghi comuni che la nostra contemporaneità ci impone. Voglio dire che non è solo un libro che parla, sia pur sarcasticamente, della TV, ma è un libro che parla di tante cose, perché è uno zibaldone, uno zibaldino di pensieri. Allora io ne ho selezionati tre che volevo leggere velocemente per dare così l'idea a chi ci ascolta di qualcosa, insomma, di più concreto. Leggiamo, ogni tanto leggiamo. Ecco, per esempio, c'è... a tutti noi è capitato di sentirsi dire ogni tanto: ma su, ma non stare giù, ma dai, ma che te ne importa, ma riprendi. In uno dei pensieri che compongono questa sorta di diario senza date, perché sono tutti brani molto, molto brevi,
è scritto questo, e come vedete non ha un'attinenza con la televisione, perché c'è la televisione ma c'è la vita anche in questo libro. Rivendico il mio diritto al malumore durante la riunione. Non potete pensare che ogni giorno io abbia voglia di farvi ridere. E poi va avanti. È una frase che io ho trovato estremamente liberatoria. Sì. Uno ha anche diritto, se lo tiene per sé, se non fa danni a terzi, a conservare, ad alimentare, a cullare anche un po' di malumore. Triste, e sarà pure è una libertà. Sì. Possiamo farlo, ce lo possiamo concedere quest'ultimo diritto. Lo dico anche a te, che sei sempre così orribilmente di buon umore, lasciamelo dire, a volte veramente in maniera fastidiosa. Non mi è mai capitato di vedere Orsatti di cattivo umore. Un po' di muso lungo ce lo vuole. Ma tu, però non c'è, vabbè, no. No, comunque se uno poi non è obbligatorio. Prendo un altro assaggino, questo è tanto per scaldarci, per carburare, così affrontiamo meglio la giornata. Ah, ecco, questa è una cosa che a me è successa tante volte. Ho dato una botta al microfono, secondo me l'ho rotto, spero di no. Comunque nel caso possiamo auscultare anche con lo stetoscopio. Sono 20 anni che nel bene e nel male scrivo recensioni di libri e sono ormai una quindicina più o meno che ne parlo con te in televisione. È un esperimento comunque longevo, del quale noi veniamo anche avanti. Non so, sai, quante piccole TV abbiano dato tutto questo spazio ai libri. Noi comunque lo abbiamo fatto. Che succede? In tutti questi anni, soprattutto quando si comincia, a volte si esprimono dei giudizi un po' tranchant. Ora, attenzione, su dei libri, oppure se uno fa il critico cinematografico su dei film e via dicendo, ma su tutto. Anche i colleghi che so che si occupano di sport, magari con la maturazione, con la crescita del proprio modo di vedere le cose, oggi direbbero cose più diverse da quelle, diverse da quelle che hanno detto in passato, non magari diminuendo la severità, ma articolando diversamente il discorso. Ci sta. Certo è che molte volte ci si accorge che il tempo porta anche a cambiare idea, non perché si cambi orientamento, ma perché la visuale si fa più larga. Ed ecco un passaggio che mi ha colpito. Ogni giudizio sommario su artisti, spettacoli, canzoni o film è rivedibile alla luce dell'età in cui lo hai espresso per la prima volta. Ecco, questo è una cosa molto, no? Anche ci riconcilia con certi silenzi che ci portiamo dentro quando si fa questo mestiere, o se ne fanno di simili. Quindi 10 anni fa ho detto quella cosa. E vabbè, si cambia idea, come dice il proverbio, che poi non so se è un proverbio o semplicemente un modo di dire, e non so neanche se un proverbio o un modo di dire siano in effetti la stessa cosa, però fate un po' voi. Solo i cretini, i fessi, gli stupidi, gli imbecilli non cambiano mai l'idea. È anche vero che poi c'è anche il rovescio della medaglia, non è che la si possa cambiare ogni stagione, perché diventa una pizza, scusa la battuta, non la potevo saltare, non la potevo evitare. E concludo questo viaggio nella riunione di Pietro Galeotti. Eccolo qui, ve lo faccio vedere. Eccolo. Con questa bella copertina. E poi lo acquisiremo agli atti. E voglio ricordare ancora che la copertina è un disegno del compianto Tommaso Labranca, scrittore purtroppo scomparso, autore televisivo, non so se riuscite, secondo me dobbiamo stringere un po' allargare un po' l'inquadratura, e così si vede meglio tutta la copertina. Ecco, ce la facciamo con questa bella retromarcia. Ecco il libro. Questa volta, da oggi, noi abbiamo anche varato quest'altra abitudine. È una vecchia usanza. Non basta con le copertine in video, noi i libri li tocchiamo, li vogliamo quando ci sono. Quel giorno non ci sarà, allora ricorreremo ma insomma ci piace maneggiarli. E comunque voglio concludere con, ecco, questa è un'altra cosa importante. A me è capitato tante volte di trovarmi in compagnia di amici, persone che ti chiedono puntualmente, almeno a me questo lo fanno sempre, mi viene sempre un po' da ridere, che libro stai leggendo. Io in quel momento ho sempre difficoltà a rispondere, perché veramente non me lo ricordo, non faccio altro che leggere libri, capendoli così, però non faccio altro, non mi ricordo mai bene quello che sto leggendo. E però poi, quando si parla di questi libri, perché ci sono i professionisti dell'ultima uscita, cioè sono quelli che hanno letto sempre gli ultimi libri usciti, visto sempre l'ultimo film, sanno sempre tutto,
E spesso noi siamo irritanti. Sono irritanti, non si può essere sempre così performativi, bisogna anche essere un po' carenti ogni tanto, se no si diventa veramente dei pupazzetti telecomandati. E qui c'è scritto: invidio moltissimo quelli che ricordano ogni dettaglio dei libri che hanno letto, dei film che hanno visto, delle conversazioni che hanno sostenuto nel corso degli anni con chiunque. Viva Pietro Galeotti, che nel raccontare con grande ironia il mondo della televisione racconta con altrettanta ironia la vita di tutti i giorni. È un libro che possono leggere tutti e perciò lo abbiamo portato in due puntate. Acquisiamolo agli atti. Acquisito agli atti la riunione di Pietro Galeotti, recensita da Simon Simone Gambacorta. Eccolo lì. Vai. E allora abbiamo rotto il ghiaccio, sì, con questa già una visione, una visuale, quella di Galeotti non allineata, cioè non è ridicolmente contro, perché ci sono quelli che sono contro a priori e dopo un po' stancano anche, no? Perché non puoi essere dalle 8 del mattino alle 8 della sera contro qualcosa. Beh. Ma c'è anche un modo diverso di essere contro, che è il modo appunto di Galeotti e di intellettuali come lui, perché io lo considero un intellettuale nel pieno senso della parola. Beh. Cioè un uomo che usa quotidianamente il suo intelletto per orientarsi nel mondo e nella grande industria della macchina televisiva. Praticano, dicevo, quelli come lui, una forma di opposizione alle cose che è un pensiero laterale, diverso, differente, un modo diverso di guardare le cose. Quindi siamo partiti in questa giornata dedicata ai grandi non allineati, alle grandi non allineate, con questi pensieri non allineati, cioè con questi pensieri che sono extravaganti, cioè vagano al di fuori dell'ordinario, pur essendo assolutamente normali. Cioè non bisogna ricorrere agli effetti speciali per dire qualcosa di acuminato e di acuto, ma bisogna ricorrere semplicemente a dei pensieri che abbiano legittimità. Ma non sapevo come chiudere la frase, mi è venuta in mente legittimità, l'ho tirata lì, andata. Hai rischiato, però... Sai quei colpi di testa in campo, no? Uno crossa, vabbè. Parliamo delle indomabili. E lo fai vedere. Eccolo qui, il nuovo libro di Daniela Musini. Daniela Musini è, eccolo, vedete, Le indomabili, 33 donne che hanno stupito il mondo, è il sottotitolo. Dicevo, Daniela Musini, scrittrice, attrice, musicista, è una donna poliedrica e multanime, come direbbe, ha studiato tantissimo D'Annunzio, sì, ha dato voce tra le tante alla Duse, insomma con i suoi spettacoli. Ora, se io dovessi ripercorrere tutta la carriera di Daniela Musini, servirebbe una trasmissione a sé. Vado un po' alle corte, perché questo libro mi sta a cuore, mi fa piacere parlarne, mi farebbe piacere che lo leggessero quante più persone possibili, al pari di tutti quelli che portiamo qui in questa trasmissione. Voglio solo dire però che lo scorso anno, o nella passata stagione, abbiamo già avuto, sì, Daniela Musini, e facemmo anche un collegamento, perché parlammo di un libro simile a questo. Sì. Quello di cui parlammo si intitola Le Magnifiche, ed erano 33 figure, anzi vi dico anche con esattezza il sottotitolo: 33 vite di donne che hanno fatto la storia d'Italia, erano Le Magnifiche. Le Magnifiche. Ed era un bel libro ricco. Ora siamo sempre sulla stessa linea d'onda, ma con una variante, cioè sono 33 donne che nell'arco di 2000 anni di storia, quindi da Agrippina a Rita Levi-Montalcini, per capirci, hanno stupito il mondo con il loro talento, con le loro passioni, con il loro non essere allineate, con la loro indomabilità, con il loro essere indomite, perciò il titolo Le Indomabili. Ora, come è fatto questo libro? È fatto come una raccolta di racconti, per capirci, e un po' come una Scheherazade, anziché raccontare Le Mille e Una Notte, Daniela Musini racconta appunto Le Mille e Una Donna, sia pur nel numero delle 33 protagoniste di cui ci mette la vita, no, sotto gli occhi in questo libro, Le Indomabili. Sono dei racconti che hanno un tratto, in racconti veri, dei viaggi, degli excursus nelle vite di queste donne, che hanno in comune con il precedente libro una capacità di immersione, di ascolto in queste vite, che sulle prime potrebbe essere considerata immedesimazione, la cosiddetta capacità di immedesimazione, che per una persona che trova nella recitazione uno dei versanti del proprio impegno
professionale potrebbe essere anche qualcosa di normale, di ovvio. Invece l'immedesimazione è una risposta che ci soddisfa a metà, perché leggendo questo libro, leggendo ciascun capitolo, mettiamo così, sì, di questo volume, parlando di Elisabetta d'Austria, per esempio, adesso sto sfogliando e mi... sì, così conosciamo anche qualche indomabile. Vi faccio, giusto, qualche nome, giustamente, faccelo. Agrippina, Ipazia, ce ne sono tante, vado veloce, Isadora Duncan, come dimenticare, Isadora, Frida Kahlo, Coco Chanel, Rita Levi-Montalcini, l'ho citata prima, Edith Lamar, la bellissima Edith Piaf, Evita Perón, Jackie Kennedy. Insomma, il catalogo sì, è veramente lungo. Dicevo appunto Elisabetta d'Austria, l'ho citata prima, il libro tra l'altro è ricco, è un bel tomo, però sarebbe un libro facile a rivelarsi, diciamolo pure, noioso se fosse soltanto un regesto di esistenze. Non è assolutamente questo. E qui scatta il salto di qualità che Daniela Musini fa. L'immedesimazione è in verità la premessa per l'empatia. Lei ha raccontato ciascuna di queste vite con un grande sforzo empatico, cioè ascoltandole, calandole, come dice lei stessa, ponendole su un palcoscenico e come osservandole da dietro. Le ha ritratte dando voce anche laddove la storia, quella voce, ci impedirebbe di ascoltarla. Ma è lì che subentra la capacità affabulatoria, la capacità di racconto, la capacità appunto di immedesimazione, intesa come empatia, che fa sì che queste storie siano anzitutto delle grandi atmosfere. Noi ci troviamo di fronte a queste persone, a queste donne che alle prese con le loro esistenze, e di loro ci viene raccontato l'aspetto più intimo, al di là della visione, scusatemi, della veste pubblica, per così dire. Ma questa capacità di far scendere la telecamera, chiamiamola così, a un livello di vita di tutti i giorni, quindi a livello umano numero uno, piano terra per capirci, piano terra, non raso terra, è il segreto delle indomabili. Sicché alla fine noi leggiamo, iniziamo a leggere questo volume e praticamente senza accorgercene sfogliamo le pagine, le ingoiamo una dietro l'altra e alla fine questa galleria si rivela un coro, che è un coro di libertà, che è un coro di anticonformismo, che è un coro di coraggio, un coro di passione, un coro di talento, è un coro che compone appunto un bel dittico, le magnifiche, le indomabili, allora, 33 indomabili, e 33, e insomma io ve lo consiglio, cioè Natale alle porte, può essere anche un'ottima occasione, e lo acquisiamo agli atti. Le indomabili di Daniela Musini, e ne abbiamo due qui, eh? Vai. Beh, e adesso concludiamo, ecco, vedete bene, concludiamo il nostro viaggio di oggi. Vedo che abbiamo ancora 9 minuti e 44 Capito? secondi, quindi è una eternità di tempo televisivamente parlando. Allora, intanto voglio dire, e la cosa vale anche per il libro del quale sto per parlare, che sia Le Indomabili di Daniela Musini, sia La Riunione di Pietro Galeotti godono tutti del privilegio dell'ottimo battito che, anzi, se ti prego, di ascoltare, auscultali. È opportuno che Rino Orsatti, forte degli strumenti a nostra disposizione, ausculti la vita di questi libri, il battito vitale. Batte benissimo, un battito indomabile, e questo è un battito altrettanto vivace. Batte verificato. Batte benissimo anche il cuore dei solitari, raccontato da Davide Bregola. Davide Bregola è uno scrittore, in verità un signor scrittore. Ecco. Si può dire ancora signor scrittore? Lo voglio dire. Sì. È un signor scrittore. Ora, io lo leggo da tanti anni, ho letto i suoi romanzi, La cultura enciclopedica dell'autodidatta, l'ho conosciuto a Teramo, quando venne c'era Liberi, io lo ricordo sempre con grande nostalgia, quel festival che facevamo, parlo al plurale perché ne ero parte, insieme con Massimiliano Orsini, Stefano Gennarelli e altri amici, nei giardini del Palazzo della Provincia. Era l'epoca pre-social, era tutto molto diverso, forse era anche tutto un po' più autentico, anzi senza forse, era in effetti tutto più autentico, e lì ci furono tanti ospiti. Sì. Venne Remo Rapino, per esempio, quando non godeva certamente dell'attenzione di cui gode oggi, Walter City, prima altro Remo, non altro Remo, venne Remo Remotti.
Vero. Remo Remotti venne lì per un'altra questione, non legata al Festival Liberi, ma comunque fu sempre il Festival Liberi che nacque dalla quella che all'epoca era il gruppo, il cosiddetto gruppo di empatia. Nacque perché lì il festival riaprì, riconquistò questi giardini del Palazzo della Provincia. E noi invitammo anche Davide Bregola, il quale arrivò alla stazione di Giulianova e fui io che lo andai a prendere. Ripeto, eravamo in un'epoca pre-social, c'era internet che già in sì era di tutti, ma non così tanto di tutti, e quindi non era facilissimo avere l'idea come ora di che faccia avesse uno scrittore. E allora io gli dissi: guarda, io arrivo alla stazione di Giulianova e avrò con me il tuo libro, adesso non ricordo quale fosse, comunque era uno dei suoi libri pubblicati da Sironi. E fu lui che mi riconobbe, me lo vidi sbucare dietro. Abbiamo fatto questo viaggetto, andata e ritorno, quel giorno e il giorno dopo quando l'ho riaccompagnato. E quindi ho avuto modo e piacere di conoscerlo. È uno scrittore, dicevo, però è anche un critico. Lui magari preferirebbe, alla luce anche di questo libro del quale adesso vi parlo, la definizione di critico gonzo, in riferimento al gonzo journalism, ma è soprattutto un uomo che vive... per le parole da raccontare, tiene corsi, laboratori di scrittura, di lettura, è un uomo che vive per le parole, è uno scrittore per sé, ma uno scrittore anche per gli altri. E ha scritto questo libro delizioso, anzi bellissimo, è uno dei libri che io preferisco, ho preferito in assoluto quest'anno, ed è quello che per me idealmente conclude quest'annata, nel senso non televisivamente, fra le mie letture. L'ho avuto tempo fa, noi eravamo in pausa estiva, quindi ce l'abbiamo fatta a fare un incontro. Davide Bregola, I Solitari sono scrittori appartati d'Italia, sono una raccolta di, chiamiamoli ritratti, anche se non è soddisfacente questa definizione perché fa un po' un torto al libro. Raccolta di ritratti su delle scrittrici e degli scrittori che Bregola ha raccontato sulle pagine del quotidiano Il Giornale e poi ne ha fatto un libro. Perché Bregola ha raccontato gli scrittori nella punto rubrica I Solitari? Perché è andato a ripescare una serie di autori che appunto vanno annoverati o rubricati tutti alla voce solitari, ma che si dividono in due categorie: gli eclissati, questa è la mia interpretazione, e gli appartati. Cioè scrittori, come dice lui, che hanno pubblicato magari con grandi editori, hanno avuto un successo straordinario e che poi o per una scelta personale, quindi si sono un po' appartati, un po' defilati, oppure per questioni meno dipendenti dalla loro volontà, sono stati un po' messi da parte da un mercato sempre meno disattento, sempre meno attento alla qualità delle parole. E Bregola in questi ritratti dà dei fendenti molto seri a certo andazzo mainstream e fa benissimo a farlo. Dicevo che sono ritratti, ma non solo ritratti. Intanto, quali sono questi autori? Adesso l'elenco dei nomi, così ci togliamo il pensiero. Gavino Ledda, autore di Padre Padrone, Francesco Permunian, scrittore raffinatissimo, Susanna Bissoli, Vincenzo Pardini, Rocco Brindisi, poi ne parleremo, anche lui venne a Teramo al Festival Liberi di cui parlavamo. È bello e consolante accorgersi che questa città ha avuto una capacità di ascolto. Voi direte: te lo dici da solo? Sì, me lo dico da solo perché lo abbiamo fatto in tempi non sospetti. Stefano Benni, Carmen Covito, Vitaliano Trevisan, Lara Cardella, Giovanni Lindo Ferretti, Ugo Cornia. Ricordo quando lessi il primo libro di Cornia che mi capitò, fu un gran... Aldo Busi, Roberto Barbolini, Gianni Celati e Grazia Verasani. Tutti scrittori che di primissima qualità, che hanno però in qualche modo rifiutato, rifuggito o non vissuto, e continuano a farlo, la ribalta mediatica che poi con il mondo social... E io lo dico sempre in una maniera laica, senza condannare assolutamente le tecnologie di oggi, del villaggio globale, sono però, come dire, distanti. Mettono in atto una forma di presenza senza critica rispetto al presente. Certe volte è come se non esistessi. Ma esistono però i loro libri. E Bregola, in questi ritratti, che non sono solo ritratti, ma sono racconti che parlano di avvicinamenti, di riscoperte, di telefonate, dissolve anche, diluisce anche nelle sue pagine, dico diluisce perché non le fa pesare, delle valutazioni assolutamente critiche, secondo me, giocando un valore critico in riferimento ai testi,
per critico intendo che sono concetti che quando li acquisisci ti aiutano a capire meglio uno scrittore. Questo significa per me critico, quindi tutti siamo potenzialmente in grado di farlo. E una tira l'altra, come le ciliegie. Però siccome mi piace essere autentico rispetto a questo libro, vedete, quando lo leggevo, non so se dalla regia ci riusciamo, io come mia abitudine, i libri vanno vissuti, eccolo qui. L'ho riempito di appunti, non solo i segnapagina che mi servono, ma ci sono tanti appuntini che ho preso. Io questi appunti li voglio condividere con voi, a cominciare dal primo, perché non c'è testimonianza migliore per poter andare avanti. Ho iniziato a leggere questo libro in un momento in cui ero un po' di cattivo umore, non c'entrava niente questo libro, e questo libro mi ha rimesso al mondo, mi ha restituito non potrete chiedere di meglio a qualunque libro, no? Il fatto di influire nel vostro modo di essere sul pianeta Terra, perché poi è questo. La cosa che mi è piaciuta è che questo è il libro di uno scrittore su degli scrittori, ma è anche un libro di un lettore, prima che scrittore, di un lettore sulla lettura. Ed è anche soprattutto un libro di un uomo sugli uomini, questo è l'aspetto più importante, su uomini che scrivono, ed è pertanto un libro su cose da scoprire, su scoperte da fare. E al pari del tema di questo, cioè no al pari, in coerenza con il tema di oggi, sono tutte storie di libertà, queste sono persone che sono padrone del proprio destino, hanno fatto una scelta o comunque hanno vissuto in un certo modo questa scelta e stanno tranquilli. È un pellegrinaggio alla ricerca della qualità, perché appunto non va dimenticato che ritrarsi è anche una grande azione critica, è una scelta bartlebiana, un avere preferenza di no. Attenzione, il gusto della riscoperta non porta Bregola a fare Santini, non fa ritratti plaudenti. È chiaro che fa ritratti dove c'è la stima, dove c'è il gusto di parlare di certe persone che stima, ma non lesina osservazioni critiche, osservazioni di dissenso e anche tocchi di humor che poi ci riportano tutto il discorso sul pianeta Terra, perché insomma tendiamo a volte a fra tutti gli scrittori io voglio segnalare Rocco Brindisi, perché Rocco Brindisi appunto, dicevo, è stato a terra, ma io ho qui uno dei suoi libri che ho letto, Il silenzio della neve, insieme con Elena Guarda il mare, furono la mia scoperta di Rocco Brindisi, e erano pubblicati da Quiritta, casa editrice purtroppo non più operante, che ricorda Bregola in questo libro, era una pazzesca, una casa editrice splendida, e in questo libro lui racconta proprio questo scrittore lucano che ha questo stile così visionario, le sue storie sono così indefinibili, da sottrarsi, dice Bregola, al buon senso narrativo, da manuale di scrittura, cioè non bisogna cedere, no? Questo è il significato alle norme che poi costringono un talento. Rocco Brindisi ne uno, Carmen Covito ne un'altra, potrei, Grazia Verasani, potrei insomma dedicare una trasmissione intera, forse lo riporto anche più avanti, perché mi fa piacere parlarne, però voglio dire questo, acquisiamolo agli atti, mettiamolo in trittico, non riusciamo a mettere in trittico, mi fa piacere fare questa sorta di... Certo che sì. Allora, voglio dire un'ultima cosa sui solitari, è struggente, non c'è niente di volutamente struggente in questo libro, perché altrimenti sarebbe la fine, ma è struggente ed è bellissimo quando lui parla di un tempo in cui, molto lontano dal nostro e molto vicino, quando dice che all'inizio del 2000, per esempio, i bar che avevano il collegamento a internet erano qualcosa di estremamente all'avanguardia, dice una cosa che oggi ci fa ridere, ma che all'epoca era vera. Sì. E bello o brutto che sia, credetemi, questo io lo ricordo benissimo, all'epoca il lavoro sulla letteratura e sui libri era molto diverso, era molto più lontano dai clamori, dai selfie, ecco, in questo caso il selfie è diventato qualcosa che non ha fatto bene ai libri, e secondo me in quell'epoca lì, nel nostro paese, c'era anche una latitudine di narratori che, in base agli orientamenti, a tutto quanto, aveva una forza che forse oggi non c'è. Allora su questo bisogna tornarci. Ma molto volentieri. Su questo argomento, lo acquisiamo agli atti, il grande Rocco Brindisi. Rocco Brindisi, Il silenzio della neve. Questo purtroppo non credo che sia più reperibile questo libro. Ma allora, noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie Simone. Grazie a voi. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.
Eccoci qua nel secondo spazio di Bazar Culturale e Spettacolario con Barbara Passerini. Ciao, è l'assoluta protagonista di Spettacolario. Insieme allo spettacolo dal vivo. Quello soprattutto. Quello soprattutto, tra l'altro siamo entrati nell'atmosfera natalizia, quindi ci sono un sacco di cose in giro e noi non ne vogliamo perdere una. Tra l'altro noi incrociamo sempre le dita, sempre, tu lo sai, sempre. Le dobbiamo incrociare perché insomma dobbiamo stare sempre attenti, sempre rispettando tutte le disposizioni. Speriamo in materia bene. Anti-Covid, però insomma godiamoci il momento dello spettacolo dal vivo. Tant'è, cara Barbara, che come poi vedremo anche da Weekly, però domenica prossima che c'è? A Teramo viene presentato un CD dell'Orchestra Popolare del Saltarello. Mitica. Che è davvero una bella iniziativa. Noi abbiamo realizzato un'intervista, diciamo, al leader, insomma, all'ispiratore dell'Orchestra Popolare del Saltarello, che è il maestro Danilo Di Paolo Nicola. L'andiamo a vedere? Guarda, quindi cerchiamo non vedo l'ora di entrare in clima. Nuovo CD che si intitola Abruzzo, verrà presentato domenica alle 18:30 alla sala polifunzionale della provincia di Teramo. Vediamo l'intervista realizzata dal nostro Matteo Falzon con Danilo Di Paolo Nicola e poi sentiremo anche un assaggio del nuovo album, bello. Lo sentiremo poi. Giancarlo, vai con l'intervista. Con Danilo Di Paolo Nicola parliamo di una bella iniziativa che ci sarà domenica alla sala polifunzionale della provincia, perché verrà presentata la nuova opera Abruzzo. Sì, presenteremo il nuovo disco dell'Orchestra Popolare del Saltarello, che è il primo disco, lo faccio vedere, che è, diciamo, un lavoro fatto in studio che rappresenta assolutamente il live che noi riproponiamo dal vivo. Non so se avete visto, abbiamo messo come il logo la presentosa abruzzese, che è un simbolo molto importante, il gioiello forse più importante abruzzese. All'interno ci sono 8 brani, che sono i brani più rappresentativi del repertorio abruzzese, sempre, perché chiaramente l'orchestra fa solamente il repertorio abruzzese, e sono Vola Vola, Saltarello Rosetano, La Yerba Lucannete, Mare Mai, Addio Addio Amore, Rama di Rose, Diasil e Maria Nicola. Ogni brano è stato riarrangiato in veste assolutamente moderna e con colori assolutamente diversi. Ogni brano ha un ritmo differente e comunque puntano sempre a essere brani di facile ascolto per un pubblico più variegato. Arrangiamenti che sono stati fatti da Danilo Di Paolo Nicola, che tutti conosciamo come fisarmonicista e membro del Conservatorio dell'Aquila. Per quanto riguarda, ci sono altre persone che hanno collaborato ovviamente? Sì, assolutamente sì, tutti gli elementi dell'orchestra chiaramente vengono coinvolti quando si prende una decisione per decidere come arrangiare un brano. Sì, sentiamo, facciamo un lavoro anche di gruppo. Per quanto riguarda questo nuovo disco Abruzzo, prossimamente sarà disponibile in digitale, però è già disponibile, come abbiamo visto, in formato fisico. Sì, è disponibile in formato fisico e si può acquistare tramite il nostro sito orchestrapopolaredelsaltarello.com oppure sulla nostra pagina Facebook. Prossimamente, entro fine dicembre, sarà su tutti gli store digitali. L'appuntamento è quindi 19 dicembre alla Sala Polifunzionale di Teramo ed è un evento organizzato dall'Associazione Interamia World Music in collaborazione con la Società dei Concerti Primo Riccitelli. Per quanto riguarda, abbiamo visto anche le collaborazioni, sono preziosi contributi musicali anche per esempio col flauto di Mauro Baiocco. Sì, il flauto di Mauro Baiocco lo troviamo sul il primo brano, che è Vola Vola. E poi ricordiamo anche per chi volessero partecipare, coloro che volessero partecipare, il costo del biglietto, posto unico a sedere numerato, 10 euro più i diritti di prevendita, che si possono acquistare dove? Su Ticket One oppure presso la sede della società Primo Riccitelli. Orchestra Popolare del Saltarello, altra iniziativa, ma che momento sta vivendo questa bella associazione? Ma è un momento, diciamo, come tutte le realtà musicali. L'Orchestra Popolare del Saltarello, essendo un progetto legato alla musica da ballo, chiaramente non vive un momento felicissimo, però noi con questo disco, insomma, abbiamo la speranza di ripartire presto. Eccoci, abbiamo sentito l'intervista realizzata con Danilo Di Paolo Nicola. Noi abbiamo in regia un promo
di questo CD, di questo nuovo album dell'Orchestra Popolare del Saltarello. Se ne possiamo ascoltare un minutino, che dici Giancarlo, se ce la facciamo? Bene, rientriamo, grazie Giancarlo. Intanto un bacio e saluto Alessandra Ventura, abbiamo visto proprio qui, stava cantando lei questo brano, insomma davvero. E poi non è solo musica tradizionale abruzzese, ma ci sono contaminazioni, insomma è davvero un bel progetto quello dell'Orchestra Popolare del Saltarello. E viene voglia di ballare, sì, cioè ero qui sulla sedia che dicevo adesso saltarello anch'io, ecco. Bene, complimenti. Allora Barbara, oggi dove dobbiamo andare? Abbiamo l'agenda fitta per Weekly. Diciamo che l'agenda di Weekly questa sera dici che ci conviene andare subito da Claudia? Andiamo da Claudia, che è quella che ci accompagna in questo viaggio nel digitale. Claudia Di Fabio, la nostra prof, che ci parla di digitale e di spettacolo dal vivo. Quindi come li uniamo questi due temi? Sì, ci stupirà. Stasera. Li uniamo, stasera più che altro vi faccio divertire, perché questa volta andiamo in Spagna e parliamo di balletto nazionale spagnolo, quindi tutto quello che noi conosciamo come flamenco, ma non solo, tantissima, la scuola spagnola è ricchissima di esempi e di tipi di danza. In particolare il balletto nazionale di Spagna utilizza proprio il proprio canale Facebook, non per promuovere la diretta degli spettacoli, ma per fare formazione qualificata, formazione proprio sul tema specifico, e quindi pubblicano in diretta dei bellissimi stage, dei bellissimi corsi di formazione, ovviamente in presenza in questo caso, con degli allievi di altissimo profilo e tenuti da personaggi di grande spicco per il mondo culturale. Se vogliamo vedere un pezzettino della clip, che è particolarmente bella. Allora dalla regia lo facciamo partire. Vediamo che cosa abbiamo. Ecco, questo appunto è proprio un workshop, quindi un seminario di formazione molto tecnico che il Balletto Nazionale di Spagna mette a disposizione del pubblico, in diretta prima e poi sempre su Facebook, reperibile anche dal pubblico normale in sessioni successive. Come vedete è particolarmente affascinante. Poi per chi è del settore sicuramente anche di stimolo a vedere cose nuove. Bene, benissimo. È il maestro alle scarpe rosse. È il maestro alle scarpe rosse, un nome notissimo della danza e del balletto nazionale spagnolo. Questa era la prima chicca. Sì, ma sarò rapidissima perché so che gli appuntamenti sono tanti e non vorrei rischiare perdiamo la nostra rubrica dell'influencer Rino. Quindi non sia mai, lo so che ci tieni, quindi per carità. L'influencerino. Allora. la seconda cosa che volevo mostrarvi è un esempio di come si può sfruttare sempre Facebook per continuare a fare promozione dei propri spettacoli o dei propri appuntamenti. E l'esempio che vi faccio vedere stasera è quello del Teatro Brancaccio, che utilizza Facebook per promuovere il suo calendario dell'avvento, e quindi un link del proprio sito web dove c'è un vero e proprio calendario dell'avvento, e grattando ogni casellino ogni giorno è possibile avere un premio.
se potete mandare dalla regia, ecco, ad esempio in sì. questo caso qui c'è il post, scopri Ah. le sorprese, si va direttamente sul sito e c'è la possibilità di avere diversi tipi di agevolazioni, che ne so, due biglietti al prezzo di uno, la possibilità di avere una maglietta personalizzata, eccetera, eccetera. Ci dovrebbe essere anche un esempio di premio. Io mi sono divertita in questi giorni a grattare le varie caselline per vedere cosa succedeva. Ad esempio, qui hai la Finito. possibilità di avere la shopper bag della pianta carnivora Audrey comprando due biglietti per la piccola bottega degli orrori. È un altro metodo per utilizzare i social per chiaramente per portare pubblico Sì. ancora una volta nei nostri teatri a Ah, vedere questa il nostro invece era la spettacolo dal schermata vivo. relativa al balletto Il nazionale. balletto Sì. nazionale, sì, esatto. Per chi lo volesse Bene. cercare su Facebook, potete cercare Ballet Nacional de España, che avrò In pronunciato Spagna. malissimo, ma qui lo leggete bene, quindi lo potete cercare e trovare. Troverete molti altri workshop oltre quello di cui vi avevo mostrato un piccolissimo estratto. Ottimo, ottimo. Bene. Molto bene, molto Abbiamo finito bene. i contributi video, come si diceva una volta? Sì, vi lascio perché ci sono tanti appuntamenti da non perdere, quindi vi Aspetta, lascio non ci puoi assolutamente. lasciare prima di Dacci un'altra adesso. pillola Ah, del corso ma di certo, influencer. Rino. Perché Rino, Ok. devi sapere che aspetta tutta la Eh settimana, sì, il mercoledì, per beh, avere queste ma lo pillole so, ma favolose per certo. Vai diventare Claudia, influencerino. vai. Allora, oggi parliamo di hashtag, che tu sai cosa sono. Hashtag. Sono quelle parole contrassegnate da quello che è il diesis, giusto, Barbara? Più o meno, sì, credo sia Assolutamente. sì. Hashtag. Il Il cancelletto. cancelletto. Diciamolo Okay. proprio. Sono parole che devi scegliere bene perché sono quelle che ti possono dare più visibilità. Ad esempio su Instagram ne potresti scegliere fino a 30, non è consigliabile usarne 30, ne va Troppe. usata la metà, Quante? forse 10, 12, 10 o 12, 10-12 non va di più. bene. 10, 12, uno tuo personale che sarà, che ne so, influencerino. Influencerino, io Che direi sa di che 37 e mezzo io però, proprio influencerino. la quoto Va assolutamente bene, questo hashtag. influencerino. Sì. Poi un altro paio di hashtag che sono più generici, dedicati all'argomento, ma senza essere troppo generici, perché il problema è che se Sì. usi InstaPic, InstaDaily, eccetera, entri in concorrenza con Con dei 25 milioni colossi. di utenti, non ha senso. Quindi bisogna restare un pochino più bassi e poi alcuni più specifici. In questo Instagram in particolare aiuta perché ti mostra a fianco quante persone hanno già usato quell'hashtag. Se sono 1200, non va bene. Beh, Restiamo brava, un po' più vedi? sì, intorno alle migliaia, Per diciamo nelle centinaia esempio, di migliaia. bazar culturale, hashtag bazar culturale potrebbe essere O un buon hashtag. E spettacolare. hashtag spettacolario. Spettacolario, vanno Aiutami a uniti dire. insieme, poi intrattenimento culturale, spettacolo dal vivo, Sì. si torna in scena, utilizzando perché no anche gli hashtag che sta utilizzando in questo momento il Ministero per i beni culturali, per lo Sì. spettacolo, il Ministero dello Spettacolo, per promuovere lo spettacolo dal vivo. Quindi assolutamente Bene. ricongiungersi anche a una visibilità, perché no, più importante, ma che di cui si fa parte un po' tutti. Bene. Oggi Quindi, l'hashtag. per la prossima settimana, Proviamo a Rino, lanciare l'hashtag. cioè, Che deve secondo essere la S me, aquilana proprio, l'hashtag. Va bene. è proprio quella. L'hashtag. La Va prossima bene. settimana, Rino, Compito a casa. bisogna aprire la pagina, Claudia, Che si apre. che si apre. Adesso dobbiamo pensarci un attimo perché dipende da Rino, perché come dicevamo Vabbè, nella ma questo su primissima Instagram? puntata, dobbiamo scegliere con Rino qual è il social più adatto a lui, qual è la scarpa che A gli Instagram calza meglio. sono, Sei come si già, diceva una se, volta, sono iscritto a se, è già Instagram. iscritto, Ah, ma tu. ok, Se sei iscritto potrebbe andare. Ecco, Potrebbe potremmo andare provare bene, qua. o se no, Vabbè, se vuoi restare in allora per video. la prossima settimana poi Ok, lo organizziamo i facciamo in compiti a diretta. Lo casa facciamo in diretta e allora. vediamo che Va cosa. bene, Esatto, è va andata. bene. Vediamo cosa Grazie, fare. Claudia. Ringrazio Grazie. io e adesso mi ascolto tutti gli appuntamenti del weekly insieme a voi. Grazie Grazie, come sempre, ci vediamo la a voi, settimana Claudia. prossima. Buonasera, Grazie. ciao. Allora, vai, lanciamo, te l'ha lanciato Claudia già. Weekly, andiamo con gli Lanciamo appuntamenti. il nostro weekly della Weekly, settimana, che tutti gli abbiamo già appuntamenti. detto essere questa settimana È abbastanza corposo, pienissima. perché si sta avvicinando a grandi passi il Natale Sì. e quindi lo spettacolo dal vivo, che è protagonista delle serate di festa, eccetera, Weekly. comincia Cominciamo, Barbara, ad vai. andare avanti. Sei No, impaziente, eh?
Allora, iniziamo come sempre dalla città di Teramo. Vai, quindi, e poi spaziamo. E poi spaziamo un pochino. Allora, iniziamo con questo appuntamento che fa parte della stagione teatrale Volo Libero, che è nello spazio backstage. 16 dicembre, domani. Quindi per domani alle ore 21 c'è un appuntamento con Giovanni Bloch in concerto. Fa parte di questa stagione teatrale nuova a Teramo, che sta avendo un discreto successo. Bravi. In uno spazio innovativo. Perché Backstage questo... Academy, esatto. Andando avanti troviamo gli appuntamenti dei concerti delle abbazie. Ah, sì. E in questa settimana ce ne sono ben tre, caro Rino. Ui. Allora, venerdì 17 dicembre alle ore 21 e sabato 18 dicembre alle ore 17.30, sì. Entrambi gli appuntamenti sono al Teatro Comunale di Atri con Levinson e Lorti, che sono, sì, due musicisti di grandissima bravura. Eccoli. E che vengono qui in Italia grazie alla collaborazione con l'O'Donnell Foundation, di cui ci parlò anche il direttore artistico dei concerti delle abbazie e che era ospite qualche puntata, sì, fa qui da noi. E quindi le musiche di Faur, adesso la lettura e la pronuncia, Faur, Greg, Debussy e Prokofiev. Bene. Okay. Poi sempre in provincia di Teramo, ma questa volta al Teatro Comunale di Pineto abbiamo, sì, un'iniziativa particolare. Vediamo. Si chiama Circo a Teatro. Eccolo qui. Perché ti dico che è un'iniziativa particolare? Dimmelo. Perché parte venerdì 17 dicembre con un laboratorio di questa compagnia che si chiama, un nome particolare, Cane Bagnato. E, è un laboratorio per famiglie, quindi bambini con i genitori, si cimenteranno in esercizi e laboratori sul tema appunto del circo e dello spettacolo dal vivo. E poi invece lunedì 20 dicembre c'è la restituzione dello spettacolo in forma di un work in progress, appunto di tutto ciò che è nato attraverso i laboratori e attraverso la residenza artistica. Ottimo. E si chiama Family Show. Quindi è un doppio appuntamento a Pineto. Ottimo. Ah, scusami, devo dire una cosa importante: il ricavato dello spettacolo verrà devoluto all'associazione Loria Colori Onlus, che si occupa dei malati oncologici ginecologici, e quindi acquisteranno un macchinario. Ottima iniziativa. Sì. Esatto, che servirà a questo scopo. Poi sabato 18 dicembre, per il cartellone natalizio di Montorio Alvomano, abbiamo due, di cui uno con Vincenzo Olivieri e Gio Di Tonno, quindi uno spettacolo sicuramente effervescente e che sarà al Cineteatro Comunale di Montorio Alvomano, appunto il 18 dicembre, che è sabato, alle ore 21. Benissimo. Andiamo avanti. Ah, ecco, il terzo appuntamento con il Concerti delle Abbazie Winter Edition è Scena Sensolo, 19 dicembre, che è domenica, alle ore 17.30, al chiostro dell'Abbazia di Provezzano, che è l'abbazia che in questo periodo sta facendo tante iniziative, sì. E abbiamo in concerto Javier Girotto, che è un signore, insomma, che gli amanti del jazz conoscono bene. E suonerà un sacco di strumenti: sax, soprano e baritono, flauti andini, clarinetto basso, insomma. Si esprimerà alla grande con i fiati. Esatto, sì. Chi lo ama lo vada a vedere, anche perché anche il luogo merita, quindi c'è sempre questa commistione tra location e spettacolo. Sì, molto bello. Andando avanti con la nostra programmazione, abbiamo un concerto che molti stanno aspettando. Sì. Molti. A Teramo, il 19 dicembre al Teatro Comunale, alle ore 21 c'è Fiorella Mannoia e ci sono Fiorella Mannoia e Danilo Rea. E, insomma, un jazzista di chiara fama incontra Fiorella Mannoia, che è l'amatissima interprete, sì, cantautrice, quindi
Sicuramente uno spettacolo molto atteso, molto desiderato. Penso che i biglietti stiano andando a ruba. Al Teatro Comunale. Al Teatro Comunale. Ci riappropriamo del Teatro Comunale. Quindi il 19 dicembre bisogna andare alla sala polifunzionale alle 18:30. Poi mangiare un tramezzino e si va al Comunale. Al Comunale alle 21. È una giornata bella piena. Si può fare, dai. E infatti eccolo qua, l'hai chiamato, l'appuntamento. Sì, la, che prima infatti ci ricordava la scheda Danilo subito di Paolo dopo, Nicola. Esatto, sì. È quella dedicata ad Abruzzo, la presentazione di questo album nuovo dell'Orchestra Nazionale del Saltarello, sì. E alle 18:30 abbiamo detto alla sala polifunzionale della provincia a Teramo. Eccolo qui, alle 18:30, Orchestra Popolare del Saltarello con l'album Abruzzo. Vai! Allora, subito dopo abbiamo la scheda di un concerto, il concerto dell'Orchestra da Camera Benedetto Marcello, del Coro delle Nove e la Corale 99 dell'Aquila, Michele Di Toro al pianoforte, Ettore Maria Del Romano fa la direzione. E sabato 18 alle ore 10:30 c'è la prova aperta, quindi si può andare a vedere. Domenica 19 alle 17:30 invece c'è il concerto, dove all'Aula Magna del Convitto Nazionale Melchiorre Delfico a Teramo. L'abbiamo detto. Ok. Avvisati. Sabato. Qui siamo a Giulianova. A Giulianova. Vai. Che ha presentato il suo calendario natalizio. Certo. E allora segnalo per questo calendario questa settimana due appuntamenti. Sabato 18 dicembre Rondo da Sosa. Chi sarà mai? Perché non sei abbastanza giovane, Rino. Certo. Perché è un rapper. Quella. È un rapper molto discusso, diciamo. Ah, sì? Anche fa discutere. Sì, un motivo in più per andarlo a vedere. Ecco, infatti, i giovani sicuramente ci andranno e gli altri che sono incuriositi possono dare partecipare. Un'occhiata. Questo è il Pala Eventi, entrambi sono alle 21:30, l'altro il giorno dopo, la domenica. L'altro concerto è del Gospel Beato Nunzio, domenica 19. Sempre al Pala Eventi e sempre per Giulianova. Ottimo, Natale, cioè le manifestazioni natalizie di Giulianova organizzate dal comune. Sì. Appuntamento. Nel prossimo appuntamento ci spostiamo fuori provincia. Vai. E siamo ad Atessa, al Teatro Antonio Di Iorio. Questo spettacolo con Mariangela D'Abraccio, Ora dimmi di te, è una, insomma, lei la conosciamo come un'attrice di grande esperienza e sì, molto amata dal pubblico. Venerdì 17 dicembre alle ore 21 è il primo appuntamento della stagione teatrale del Teatro Antonio Di Iorio. Lei, il testo è di Camilleri. Il testo è di Camilleri e lei è un monologo sulla, certo, scena. Ora dimmi di te, lettera a Matilda di Andrea Camilleri. Esatto. Bene, ad Atessa. Poi, siamo ad Avezzano. Qui. Ad Avezzano propongo un altro appuntamento, ne abbiamo già visti altri, del Teatro Off Limits al Castello Orsini di Avezzano. Venerdì 17 dicembre alle ore 21 abbiamo Manca solo Mozart con e di Marco Simeoli, o Simeoli, chi lo sa? Ma direi, ecco, Simeoli, non lo so. Comunque, tratto da una storia vera, da un'idea di suo nonno. Io sarei curiosa di andare a vedere di che cosa parla questo spettacolo. Da un'idea di suo nonno. Esatto. E così dice là. È una storia vera. Ad Avezzano. Poi. Allora adesso il prossimo appuntamento è uno di quelli che a me, sai, che piacciono tanto, perché si parla di nuovo di danza. Si chiama, sì, Boomerang, gli illusionisti della danza. La coreografia sono di Cristiano Fagioli, Cristina Ledri, Alessandra Odoardi, al Teatro Maria Caniglia di Sulmona. Sabato 18 dicembre alle ore 21 abbiamo questo spettacolo mischia danza, illusionismo, danza moderna, uso, sì, contemporanea, certo, contemporanea, e utilizzo delle luci per creare uno spettacolo di grande fascino, e sicuramente in tema con queste feste di Natale, perché, ed è adatto chiaramente a grandi e a piccini, a tutti, perché bravo.
Quando c'è questo tipo di spettacolo, di danza, si presta, si presta, viene amato da tutti, molto, molto vai bene. Con gli ultimi spari che stiamo, sempre. Guarda, siamo in ritardo, vabbè, ce la siamo facciamo, ritardo, ce la però facciamo. L'avevo detto, ce la, ecco. Ce la facciamo. Guarda un po', Christmas Carol, questo è il musical. Canto di Natale. Canto di Natale, un musical natalizio, adatto anche questo a tutti, da 0 a 99 anni. Martedì 21 e mercoledì 22 dicembre, alle ore 17.30 e alle ore 21, entrambi i giorni, ci sono quindi due repliche ogni giorno, al Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano. Questo musical messo in scena dalla Compagnia dell'Alba, che ha avuto un enorme successo già da qualche anno, l'abbiamo avuto anche a Teramo, sold out, molto, molto apprezzato. È un classico per Natale questo. Poi guarda un po'. Weekly Kids, vai. Weekly Kids. Sotto sigla. sotto categoria Weekly Kids. Abbiamo il teatro per ragazzi, per bambini. Esatto, sono tutte le iniziative dedicate ai bambini. Allora, ad Atri, il Family Hub ospita Favole tra gli scaffali. Quindi sono le favole, le storie di Gianni Rodari. Venerdì 17 dicembre alle 17.15 vengono lette e anche insomma interpretate nel Family Hub di Atri. Vai con Natale a Civitella del Tronto, al Museo Nina, domenica 19 dicembre alle 10.30, quindi di mattina. Letture sotto l'albero e laboratorio creativo con l'argilla. Conosco il Museo Nina. Sì, il Museo Nina ha organizzato vari appuntamenti laboratoriali. Chiaramente noi abbiamo messo questo perché ci sono le letture interpretate, ma ci sono tanti laboratori di vario tipo per i bambini. Bene, quindi date un'occhiata date al programma un'occhiata del Museo Nina di Civitella. Esatto. E poi questa a Pescara, il 18 e il 19 dicembre alle 17, c'è la storia del Grinch che rubò il Natale, una favola natalizia per i più piccoli, all'Auditorium Cerulli della Casa delle Arti, appunto, in via Verrotti a Pescara. A Pescara. Questo è chiaramente interpretato dagli attori della compagnia La Favola Bella. Okay. E questo è l'ultimo? E o no? Poi, sì. È l'ultimo. Dai che ce l'abbiamo fatta. La Cicala e le Formiche, domenica 19 dicembre alle 16.30 e poi in replica alle 18 le Caltapie di Lanciano. La favola è quella che sappiamo tutti. Bene, bene, grazie, grazie. Grazie a te, a Rino. Weekly per tutti gli appuntamenti. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo che siamo lì lì. Che ci siamo Natale, lì per Natale. Dobbiamo mettere i cappellini. Va bene, li porteremo. Grazie, grazie e buona grazie serata. A tutti. Alla prossima settimana, arrivederci.